Cittadini. E per me e per tutti i soci della Fondazione un grande onore e anche una vera gioia avervi qui nell'Auditorium Santa Chiara che oggi inauguriamo. E anche per tutti noi però questo un momento di grande tristezza e di dolore per la nuova tragedia che ha colpito la città di Foggia con l'esplosione in Via De Amicis. È la morte di una giovane coppia, Giusy Fiore e Nicola Veneziano, il ferimento di 4 persone, tra cui il piccolo Salvatore, rimasto purtroppo orfano e che avrà bisogno dell'aiuto di tutti noi. Abbiamo deciso di tenere ugualmente la nostra cerimonia, che dedichiamo alle vittime, anche per sottolineare la necessità di una reazione a partire dalla cultura. Io vi invito tutti ad un minuto di silenzio. La nostra fondazione, il progetto al quale lavoriamo da molto tempo, fin dall'istituzione 2 anni fa della fondazione, fu subito intenzione dei soci individuare una sede importante nella quale poter svolgere non solo alcune attività della Fondazione, ma soprattutto realizzare un luogo di aggregazione sociale, di produzione culturale e artistica, di rinascita del centro storico e dell'intera città di Foggia e della Capitanata. Individuammo immediatamente l'ex chiesa di Santa Chiara, ristrutturata dal Comune nel 2009, ma poi rimasta largamente sottoutilizzata a causa di una serie di problemi prevalentemente legati all'acustica e alla mancanza di adeguati strumenti di gestione. Non so se posso un po' mostrare le immagini. Il sindaco Gianni Mongetti, per aver subito sostenuto la nostra proposta di farci carico dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'auditorio. E credo che sia bello che oggi sia lui a inaugurare questa struttura. Tenevamo molto all'inaugurazione con l'attuale sindaco Mongelli per riconoscere anche in questo modo il suo apporto a questo progetto. Credo che per un sindaco che si è molto speso e sacrificato per la città in maniera silenziosa possa costituire una soddisfazione lasciare anche questa eredità, che mi auguro sappia essere raccolta e valorizzata da chi lo sostituirà tra pochi giorni e al quale facciamo gli auguri di buon lavoro. Mi fa molto piacere che siano presenti entrambi i candidati, Franco Landella e Augusto Marasco. Faccio in bocca al lupo ad entrambi e soprattutto a chi avrà
l'onore di guidare questa città nei prossimi 5 anni. Mi auguro infatti che non si assista, anche in questo caso, alla triste pratica tipicamente italica della distruzione dei progetti realizzati o avviati dal predecessore, sul quale normalmente si scaricano tutte le responsabilità, spesso per mascherare proprie incapacità e deficit di idee. Con questa iniziativa vorremmo sottolineare la centralità delle politiche culturali nella vita di una città e di una comunità, la necessità di procedere sulla strada del recupero, della riqualificazione del centro storico e di monumenti spesso da anni abbandonati in stato di degrado. Solo le città belle hanno un futuro. Un ambiente gradevole, uno spazio elegante, un luogo bello rendono migliori i cittadini. E solo rendendo più bella la città si potranno avere cittadini che la rispettano e la tutelano. I lavori effettuati in pochi mesi hanno consistito, faccio scorrere delle immagini, nell'adeguamento degli impianti elettrici, idrici, di climatizzazione, nel rivestimento delle pareti e del pavimento con materiali fonoassorbenti, nell'adeguamento del palco, nell'installazione di strumenti audio e video di qualità, negli arredi e in tanti altri interventi di sistemazione che ovviamente non posso riassumere. Il costo complessivo delle opere realizzate in economia con l'apporto diretto dei soci e di fornitori con i quali abbiamo trattato direttamente, seguendo i lavori personalmente e quotidianamente come se si trattasse della propria abitazione, come credo dovrebbe essere consuetudine anche nelle opere pubbliche, ammonta ad oltre 150.000 euro, a totale carico della Fondazione. Una somma che, verosimilmente, ed è triste dirlo, sarebbe stata più che quadruplicata, forse anche di più, nel caso di lavori pubblici. Santa Chiara è un tassello importante di un progetto al quale lavoriamo da tanti anni e con tante persone. È un progetto che mi ha visto anche impegnato come rettore dell'Università di Foggia, con la scelta di recuperare le due palestre ex GIL che sono in fase di ristrutturazione e in particolare con la ristrutturazione del convento di Santa Caterina, ex ospedale di Foggia, che oggi è la bellissima sede del Dipartimento di Studi Umanistici al quale io stesso appartengo, inaugurata lo scorso settembre alla presenza dell'allora ministro onorevole Massimo Brai, in occasione della prima delle due giornate su patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d'Italia tra conservazione e innovazione, il cui volume non a caso oggi presentiamo. E non è un caso che oggi sia nostra ospite d'onore nella tavola rotonda che farà seguito a questi brevi interventi, insieme al vicepresidente di Confindustria Alessandro Laterzi, all'assessore regionale Angela Barbanente, il sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, che a quelle giornate avrebbe voluto partecipare, ma per un cambio di data non fu possibile averla a Foggia in quell'occasione, quindi siamo molto contenti, la ringraziamo per aver accolto il nostro invito a venire qui a Foggia oggi a parlarci di politica dei beni culturali. La città ha bisogno di interventi di recupero, riqualificazione, rifunzionalizzazione di tanti luoghi ed edifici e soprattutto ad opera degli enti pubblici, ma anche dei privati. Per questo, lasciatemelo dire con la solita franchezza che mi ha sempre caratterizzato e della quale non riesco a rinunciare, ho accolto con particolare dolore l'eventuale decisione di rinunciare all'acquisto e al recupero della caserma Miano. Trovo che questo sia un errore gravissimo per l'università e per la città, alla cui comunità quello straordinario monumento andrebbe riconsegnato. E mi dispiace che questa scelta, a mio parere sbagliata, non sia stata accompagnata da una partecipazione anche dei cittadini. Ma torniamo a Viale. Essa rappresenta l'asse principale del centro storico,
costituisce la spina dorsale della storia e della memoria di questa città. Lungo di essa si dislocano importanti istituzioni culturali, come il Museo Civico, importantissimo, il Conservatorio, la Scuola Santa Chiara con la sua bella corte, sede di tante manifestazioni culturali, la Fondazione Banca del Monte, e qui saluto anche il Presidente, il collega Russo, con la quale sicuramente svilupperemo sempre di più collaborazioni, il Museo del Territorio, il Dipartimento di Studi Umanistici, al quale mi facevo riferimento qualche minuto fa, e altre strutture dell'Università, oltre ad associazioni culturali. Ed ora questo auditorium che ambisce a diventare uno dei luoghi più attivi e vivaci non solo per la cultura e le arti, ma anche e soprattutto per il confronto delle idee, la produzione di progetti. Se vogliamo che Via Arpi diventi realmente la strada della cultura e delle arti, e ora ci sono tutte le condizioni perché possa esserlo, non può continuare ad essere un'arteria trafficatissima, riguardo i candidati, dominata da automobili parcheggiate dappertutto. La pedonalizzazione di Via Arpi non può più essere rinviata, anche a vantaggio delle attività commerciali presenti, danneggiate da questa visione arcaica e anacronistica che stabilisce una bizzarra equazione tra commercio e traffico veicolare. Come è noto, la cultura in una città non si identifica con le manifestazioni o con gli eventi estivi, ma dovrebbe rappresentare l'asse strategico dello sviluppo di una città. Dovrebbe indirizzare tutte le scelte politiche, da quelle urbanistiche a quelle socio-economiche. E questo è un appello che con forza rivolgiamo al futuro sindaco. Ci auguriamo anche che Piazza Santa Chiara, che è un'emanazione di questa ex chiesa e del convento medievale, che Piazza Santa Chiara resti pulita, sgombra dalle automobili, anche nei prossimi giorni, non soltanto nel giorno della sua inaugurazione. In caso contrario, anche questo luogo rischierebbe di vedere vanificate le sue potenzialità. E le potenzialità sono tantissime, e lo dimostriamo già col ciclo di manifestazione Cultura Felix, che partiranno da domenica, ma già domani c'è un'iniziativa della Fondazione Banca del Monte con Paolo Mieli, qui. E dunque un ciclo di manifestazioni che la Fondazione ha organizzato e che ha deciso di donare gratuitamente ai cittadini la prossima settimana, che vedrà conferenze, presentazioni di libri, teatro, musica classica, jazz, musica popolare, spettacoli per bambini, varie performance. Il prossimo 20 giugno, in collaborazione con la Camera di Commercio e con Confcommercio, terremo qui un'altra tavola rotonda dedicata al turismo, con la partecipazione del sottosegretario di Stato Francesca Barraccio e dell'assessore regionale Silvia Godelli, per continuare a discutere delle cose importanti per questa città e per questo territorio. È solo un piccolo assaggio delle tante iniziative che si potranno realizzare con l'apporto. Giulia Felix è nata solo 2 anni fa per iniziativa di un gruppo di imprenditori, e fra poco il vicepresidente Sannella illustrerà i motivi della loro scelta, che io considero per più versi rivoluzionario in questo contesto. Qui faccio scorrere una serie di immagini delle iniziative effettuate in questi anni. Io penso che il fatto che in una città del sud, in un territorio che ha tante potenzialità ma che è frenato da non poche difficoltà, alcuni imprenditori hanno messo a disposizione proprie risorse per sostenere attività culturali, formative, scientifiche, di utilità sociale, ecco, tutto questo fa piazza pulita in un colpo solo di tanti stereotipi legati ad una visione di un sud abituato e rassegnato solo a chiedere, ad elemosinare, a lamentarsi, ad autoassolversi dei propri errori e ad autocommiserarsi. Noi vogliamo un sud diverso, come questo spazio. Il logo della nostra fondazione, ecco, scorro le varie iniziative con Monio Varia, rifacimenti di musica civica, la produzione di alcuni dischi, il sostegno a Foggia Cultura. Ecco, il logo della nostra fondazione è emblematico in tal senso. È una freccia del nord tratta da una delle belle carte di Foggia, della Dogana delle Pecore. Una freccia però che abbiamo deciso di orientare a sud-est,
la direzione che costituisce un riferimento della fondazione. E questa è la nostra indicazione, far crescere il sud, la parte sud-orientale della Puglia, in particolare dove operiamo. La stessa denominazione Apulia Felix indica esplicitamente un ambito territoriale privilegiato, la Apulia, con un richiamo di una precisa configurazione storica, geografica, quella di età romana e tardoantica, corrispondente all'antica Daunia e alla Puglia, cioè la Puglia centro-settentrionale e a porzioni della vicina Basilicata e Molise. Ma è significativo anche l'aggettivo Felix, nel senso di fecondo, che dà frutto, un frutto tanto materiale quanto immateriale, capace cioè di creare una connessione tra conoscenza, bellezza ed economia, ad esclusivo vantaggio della Civitas. Proprio perché la fondazione nasce da una iniziativa di imprenditori, nelle varie attività che promuoveremo si cercherà di favorire la nascita di piccole imprese giovanili, di creare occasioni di lavoro, di valorizzazione delle capacità e dell'impegno dei giovani. In questa città, in questo territorio, ma in più in generale nel nostro paese, ci sono persone che costruiscono realtà positive, che si dedicano all'ideazione e alla concreta realizzazione di progetti non effimeri, che hanno il coraggio del cambiamento. C'è anche chi distrugge, chi ama demolire quanto costruito dagli altri, chi dedica il proprio tempo e le proprie energie non a dimostrare cosa è in grado di fare, ma ad impedire che gli altri facciano. È evidente che la Fondazione Apulia Felix è fatta da persone appartenenti alla prima categoria. Si elimina anche uno stereotipo tutto ideologico relativo al privato. In questo caso è il privato che sostiene il pubblico, che opera per il bene comune. Qualche giorno fa è stato approvato dal governo un decreto assai importante e innovativo, credo che il sottosegretario ce ne parlerà, che prevede tra l'altro significativi crediti d'imposta per sostenere il mecenatismo da parte dei privati. Ecco, la Fondazione Apulia Felix rappresenta un caso di mecenatismo sviluppatosi ben prima di questo decreto. È praticamente una dimostrazione che di generosità verso la comunità. E io mi auguro che sempre di più ci siano imprenditori, professionisti, cittadini semplici che facciano questa scelta, che sostengano la nostra fondazione o altre forme di vantaggio per il pubblico, per la comunità. E come potete immaginare, per me motivo di orgoglio, anche sotto questo profilo, quanto sta realizzando questa fondazione, ora che ho anche il piacere e l'onore di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, grazie alla fiducia del Ministro Dario Franceschini. Io mi fermo qui, rinviando ad un mio prossimo breve intervento nella tavola rotonda alcune considerazioni sui beni culturali e paesaggistici, ma non posso e soprattutto non voglio rinunciare ad alcuni ringraziamenti che non sono affatto rituali e retorici, ma sono assolutamente sinceri e molto sentiti. Come ho già detto al sindaco Mongelli e con lui all'assessore Pippo Cavaliere, al consigliere Peppino D'Urso, alla dirigente Gloria Fazzia, che in vario modo hanno sostenuto questa operazione. Un grazie di cuore a Sua Eccellenza l'Arcivescovo Francesco Pio Tamburino, che purtroppo oggi non può essere qui, per aver dato il suo benestare all'affidamento di Santa Chiara, che sarà ovviamente anche a disposizione del Comune e della Curia. Un grazie a tutti i fornitori, i tecnici, gli operai, che hanno lavorato fino a stanotte, anzi fino a stamattina, che hanno lavorato alla sistemazione della struttura, al progettista, l'architetto Michele Stasolla, a Ermanno Loco che ha curato gli impianti audio-video, a Mauro Palma che si è molto speso per tutte queste attività e che continuerà a farlo per la vita di questo spazio, e in particolare a Giovanni De Venuto, mio stretto collaboratore, anche in campo archeologico, segretario della Fondazione, che ha dimostrato anche in questa occasione uno straordinario impegno e passione con cui appunto ha seguito personalmente, quotidianamente, anche tutti i lavori. Un grazie infine ai soci della Fondazione, in particolare a Fedele Franco Sannella, Giacomo Mescia, Gerardo Ramundo, Armandino Russo, Marcello Salvatori, per aver creduto in questa scommessa e in questo progetto e che stanno sostenendo questa attività con generosità e lungimiranza. Grazie anche per l'amicizia e la stima che mi dimostrano. Il progetto della Fondazione Apulia Felix rappresenta un segnale forte per Foggia, per la Capitanata, per il Sud.
Ci auguriamo dunque che venga pienamente colto e che la sua forza si moltiplichi grazie alla visione di tanti altri protagonisti. Grazie. Thank you.